I motivi per me sono proprio dal basso, cioè strutture, io ho allenato in giro e sono andato sempre a vedere i settori giovanili dove ho allenato, che ho fatto, strutture non ci sono, un campo, 4-5 squadre, piccoli spazi e non puoi allenare come si deve. Seconda cosa per me i stipendi degli allenatori dei settori giovanili, se tu dai 200 euro al mese agli allenatori, 300 euro, come fai a chiederti di creare giocatori da 40-50 milioni? Perché uno non ha neanche il tempo di prepararsi. E poi dopo questa gente ha l'ambizione di allenare sopra, perciò non allena i ragazzi, ma allena loro stessi. Io andavo dagli allenatori, dicevo, com'è? Questi allenatori del settore giovanile mi dicevano, giochiamo da dietro. No, io da un allenatore del settore giovanile voglio sentir dire, c'ho un 2010 fortissimo, a me non me ne frega niente come giochi. Cioè, non è che alleni te stesso, cioè, questa gente, siccome è sottopagata, per me sfrutta il settore giovanile per emergere. Io dico, paghiamo strutture, paghiamo gli allenatori, facciamoli formare, e poi dopo chiediamo di creare giocatori a 40 milioni, ma dopo.